Migrazioni e accoglienza, grandi sfide nel nostro secolo, sono i temi dell'undicesima edizione del Festival dell'Oralità Popolare, che si svolgerà a Torino dall'11 al 13 novembre. Nell'ambito delle iniziative legate alla valorizzazione delle diverse culture presenti sui territori, è inserita anche la collaborazione della Biblioteca della Regione Umberto Eco, che fa parte del Servizio di Circolazione Libraria dello SBAM, Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese. Nuova edizione del Festival dell'Oralità Popolare, un'iniziativa nata prima come Festival delle Province e poi come Rete Italiana di Cultura Popolare, un'associazione che mette insieme le diversità della nostra penisola, in particolare oggi gestisce il Fondo De Mauro e quindi la diversità linguistica del paese, divulgandola e facendo conoscere la bellezza dell'Italia proprio perché è diversa. Oggi ovviamente facciamo della tradizione un'attenzione particolare rispetto alle nuove culture che arrivano nel nostro paese, quindi questa edizione la dedichiamo in particolare all'accoglienza e alla riconoscenza, cioè al riconoscere l'altro da noi in questo momento particolare che sarà l'inizio di un futuro di multiculturalità e inevitabilmente di un futuro diverso. Purtroppo in questi giorni assistiamo a episodi di non accoglienza che gridano vendetta e che in qualche modo non si inseriscono affatto in una tradizione del nostro paese che invece è e deve tornare a essere di accoglienza. Per questo pensiamo che anche il Festival, facendo capire le disuguaglianze, le ingiustizie che ancora permangono sul pianeta, faccia intendere a tutti coloro che lo frequenteranno quanto sia importante porsi in una condizione di accogliere l'altro da noi per sapere, per capire e anche per imparare.